La storia degli uomini e dei luoghi a volte nasce dai miti e dalle leggende della fantasia popolare. Sull'origine della città di Todi si narra un avvenimento accaduto durante il periodo dei Bei Umbri. Durante una pausa per i lavori della costruzione della città nella vallata del Tevere, mentre gli uomini stavano mangiando, arriva in volo un'aquila che con gli artigli afferra la tovaglia e la trascina via per posarsi poi nel punto più alto del colle. Tale fatto viene interpretato come indicazione del luogo prescelto dalla volontà degli dei per fondare la città. È a causa di questa leggenda che nello stemma di Todi compare un'aquila ad ali spiegate. La tradizione vuole che la città di Todi sia stata fondata da Tudero, capo dei Bei Umbri, ma il suo nome deriva probabilmente dal termine Tular o Tutere, che significa confine. Infatti la città per lungo tempo ha segnato il confine tra il territorio del popolo umbro e quello del popolo etrusco. Sono gli antichi Umbri, tra l'VIII e il VII secolo a.C., a dar vita ad un primo insediamento. Più tardi, fra il V e il IV secolo a.C., gli Etruschi edificano le prime strutture cittadine, protette da una possente cinta muraria che in parte si può ancora ammirare. Conquistata dai Romani nel 340 a.C., è conosciuta come Colonia Iulia Fida Tuder. Diventerà municipium con il nome di Tuder, avente il diritto di coniare moneta propria. Quando in età augustea i cittadini tuderti vengono annessi alla Sesta Regio e iscritti alla tribù Clustumina, la città si espande. Protetta da nuove mura, si realizzano importanti opere pubbliche, di cui rilevanti testimonianze, le mura, i nicchioni, le cisterne, sono giunte sino ai nostri giorni. Nel 760, Desiderio, re dei Longobardi, e Papa Paolo I si dividono il territorio di Todi lungo il confine del Ducato di Spoleto. Dopo l'anno 1000 la città si sviluppa e fioriscono artigianato e commercio. Cominciano ad affermarsi i capi delle corporazioni artigiane, i cosiddetti priori, ed è nel XII secolo che Todi diventa libero comune. In questo periodo la città viene coinvolta in continui scontri con Orvieto e Spoleto, mentre al suo interno vive sanguinose lotte tra la famiglia Guelfa degli Atti e quella Ghibellina dei Chiaravalle. Durante il Medioevo alcuni personaggi rendono illustre Todi. Jacopone, seguace di San Francesco e poeta, il maggiore esponente italiano della letteratura religiosa, di cui sono famose le laudi, dove si evidenzia il senso del distacco tra la condizione umana e la figura di Dio. Bartolo da Sassoferrato, che fu giudice a Todi tra il 1333 e il 1339, una delle personalità più illustri della storia del diritto italiano, apprezzato in tutta Europa per la profondità del suo pensiero, la capacità di sintesi e l'equilibrio. Nel corso dei secoli la città assume un aspetto monumentale. Piazza del Popolo è il luogo più importante dove risiedono il potere politico e quello religioso che governano la città. Qui vengono costruiti il Palazzo del Capitano, il Palazzo del Popolo e il Palazzo dei Priori, tipici edifici dell'epoca medievale. Di fronte a questi viene edificato il Duomo, forse sorto sul luogo dell'antico Capitolium romano. È iniziato nel XII secolo in forme romaniche e terminato tra il XIII e il XIV secolo in stile gotico. La facciata è decorata da un grande rosone cinquecentesco. Il Tempio di San Fortunato, dedicato al patrono della città, sorge maestoso nel tardo Medioevo su di un'alta scalinata, con la facciata rimasta incompiuta, ornata da uno splendido portale.
Il Tempio della Consolazione, edificato nel primo Cinquecento sul luogo di una edicola sacra, particolarmente cara alla devozione mariana, per l'imponente cupola e la pianta centrale è stato riferito al Bramante, ma è opera di Cola da Caprarola e di maestranze lombarde e ha visto successivamente impegnati Baldassarre Peruzzi, il Vignola, Ippolito Scalza.